Quando si cercano di capire le condizioni di vita di un paese africano come il Kenya, non si può non riflettere anche sulle condizioni della sanità, pubblica e privata. Se infatti il diritto alle cure mediche è un diritto umano riconosciuto dalle Nazioni Unite, così come dallo stesso governo keniano, milioni di persone nel paese non hanno alcuna possibilità di curarsi. In Kenya il sistema sanitario presenta una situazione mista, in parte gestita dallo Stato e quindi con una sanità pubblica, e in parte dai privati e in minor misura da organizzazioni non governative e di matrice religiosa. Più nello specifico, il 48% del sistema sanitario keniano è gestito direttamente dal governo, il 41% dal settore privato, l'8% da servizi sanitari a stampo religioso e finanziati da organizzazioni di questo tipo, il 3% da altre ONG. Naturalmente il sistema sanitario privato resta inaccessibile per milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Ma verrebbe da pensare che quantomeno negli ospedali gestiti dallo Stato sia possibile accedere alle cure mediche e che quindi anche gli abitanti delle baraccopoli di Nairobi, in cui operiamo da 15 anni, possano farlo senza problemi, gratuitamente. Non è così. La sanità pubblica è gratuita solo per determinati servizi, come quelli concernenti la maternità. Tutti gli altri servizi sanitari sono gratuiti per coloro che hanno un'assicurazione sanitaria. Soltanto il 20% della popolazione keniana dispone di un'assicurazione. La sanità pubblica è gratuita solo per determinati servizi, come quelli della maternità. Tutti gli altri servizi sono gratuiti per coloro che hanno un'assicurazione sanitaria. Ma soltanto il 20% della popolazione keniana dispone di un'assicurazione. Questo ovviamente esclude le fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui gli abitanti delle aree rurali e delle baraccopoli di Nairobi, che non hanno la possibilità di pagarne una o un lavoro stabile che gliela garantisca. Si ritrovano quindi nella paradossale situazione di essere senza assicurazione sanitaria e di non avere la possibilità di pagare per le cure mediche di cui hanno bisogno. Di conseguenza, le persone che sono tagliate fuori dalle cure mediche sono proprio coloro che più di tutti ne necessitano, a causa della mancanza di cibo e di igiene che sperimentano ogni giorno, così come dei lavori usuranti e pericolosi che milioni di persone sono costrette a svolgere. Un altro problema della sanità keniana è la mancanza di mezzi e di organizzazione. La situazione è ulteriormente peggiorata per colpa della pandemia da Covid-19. I morti in Kenya, come in gran parte del continente africano, non sono stati così alti come in altre parti del mondo, Europa compresa. Si contano infatti 5.000 morti ufficiali, a fronte di 250.000 casi accertati di Covid. Dati sicuramente viziati da una capacità di tracciamento molto meno sviluppata rispetto a quella a cui siamo abituati. Anche senza avere un impatto devastante sulla popolazione, la pandemia ha messo a nudo la disorganizzazione della sanità pubblica keniana. Il Kenya dispone di soli 537 posti di terapia intensiva e addirittura di soli 256 respiratori polmonari. Il tutto per una popolazione simile nei numeri a quella italiana, benché con un'età media molto più bassa. Indice di un sistema sanitario che anche per coloro che possono permetterselo o che hanno un'assicurazione sanitaria presenta gravi lacune. In un contesto così complicato, spesso l'assistenza sanitaria di migliaia di persone vulnerabili passa attraverso l'impegno di organizzazioni non governative. Alcune hanno strutture mediche autogestite, altre si rifanno alle strutture pubbliche e private già esistenti, facendo accordi di collaborazione con loro o saldando le spese mediche di coloro che non possono permetterselo. È esattamente ciò che facciamo ogni giorno nel nostro lavoro di assistenza ai bambini e alle comunità delle baraccopoli di Nairobi, uno dei luoghi più poveri del pianeta, in cui denutrizione, mancanze di acqua pulita, ma anche malattie croniche come anemia falciforme e HIV sono all'ordine del giorno.